Siamo qui nell'ex asilo Montessori, chiuso dal 1984, esattamente 40 anni fa. Tanti cittadini e residenti del quartiere mi chiedono aggiornamenti, vogliono sapere che cosa stiamo facendo, considerato che c'è un cantiere grazie a un contributo di oltre 4 milioni di euro ottenuto con il piano nazionale di ripresa e resilienza. Stiamo per creare un nuovo centro di aggregazione sociale per il villaggio Falck, ma per tutta la nostra città. Per le famiglie sarà utilizzato a famiglie e bambini. L'intervento prevede una riqualificazione complessiva dell'edificio, visto anche la spesa non poteva essere che tale, e riguarda il miglioramento sismico, l'adeguamento statico, l'adeguamento dell'impianto elettrico, l'antincendio, l'antintrusione. L'esterno sarà completamente riqualificato. Per quanto riguarda gli interni, il piano rialzato sarà dedicato ai bambini, dove l'ala sinistra ospiterà i piccoli da 0 a 6 anni, mentre l'ala più a destra sarà quella dai 6 per i più grandicelli, dai 6 agli 11 anni. Saranno realizzate un'area ludico-ricreativa, uno spazio con dei laboratori e uno per l'allattamento e per il sonno per dei bambini. Al piano terra ci sarà anche un ambiente più riservato dove i genitori potranno confrontarsi con gli esperti su tematiche di interesse della famiglia. L'intervento è iniziato nel giugno del 2023 con la bonifica delle numerose superfici che c'erano in amianto, presenti sia all'interno dello stabile sia sui manti della copertura. Ora siamo alle operazioni di demolizione sia interna che esterna. Lo stato di avanzamento dei lavori ad oggi è intorno al 10%, raggiungeremo il 30% entro settembre 2024. E queste sono scadenze obbligatorie, perché se i comuni non riescono a rispettare questo stato di avanzamento dei lavori, perdono la seconda tranche poi dei contributi. Quindi è importante per un comune mantenere il cronoprogramma, rispettare il cronoprogramma, mentre la consegna è prevista per dicembre 2025. Faremo un bellissimo regalo di Natale a tutto il quartiere, a tutte le famiglie. Qui dal cantiere vi saluto, ci vediamo al prossimo.